O vino do Brasil! Pepe, pepe, pepe. Parliamoci chiaro, prima degli anni 90, anno in cui decidono di aprire alle importazioni di vino di qualità dall'estero, il vino brasiliano era davvero terrificante. Era pensato per una distribuzione locale, quindi prodotto in aree umide ed eccessivamente fertili, oppure secche e poco fertili. E poi i viticoltori erano improvvisati, pretendevano di produrre con lo stile italiano senza però esserlo. Il vino prima del 1990 in Brasile è stato sempre prodotto nelle zone più a nord del paese, montagnose, con tantissime precipitazioni annue, circa 2 metri di acqua all'anno. Va da sé che il terreno era così tanto fertile che spesso le piante non raggiungevano la maturazione fenolica o venivano attaccate dai funghi e dal marciume. Infatti il vitigno più utilizzato era l'ibrido Isabella, molto resistente al marciume ma che dava dei vini veramente scrausi. Si decide quindi di andare a sud. Si andava nello stato di Rio Grande do Sul oppure in quello di Santa Caterina. Tre aree super interessanti che ti consigliamo. 1. Regione di Campania, Serra do Sureste, adiacente all'Uruguay, caratterizzata da un clima secco ma fresco d'estate e da un interessantissimo terreno argilloso calcareo dove i vitigni internazionali e come consono fanno benissimo. 2. Planalto Caterinense, stato di Santa Caterina, altitudini 3.000 e 1.500 metri, suolo basaltico adatto a Pinot Noir e Sauvignon Blanc. A Valle do São Francisco 3. Sto a far venire un po' de saudade. La migliore delle tre aree e rappresenta anche un unicum enologico perché la vendemmia qui si fa 2 volte all'anno. Perfetto per Shiraz, Cabernet, Moscatel e Chardonnay. Una dia per Wine Boxes, è una vita che siamo attenti a questo tipo di realtà e quindi vieni a trovarci utilizzando il link in bio, dai, no?